Ciao a tutti ragazzi, qui Romari con 6. Sto avviando per la prima volta in diretta Frost Runner. Allora, diminuiamo subito la musica. Ok. Grafica. Allora, quality height, resolution. Controls. Questi sono i cosi. I comandi che non si possono purtroppo cambiare, ok? Quindi WASD per muoversi, R per restart, M toggle mode, non so che cacchio è, jump, fly, next status, spacebar. Possiamo selezionare la sensibilità del coso. Tether, il coso qui, game mode. Allora c'è Frost Runner, ok, che è la base. C'è un singolo salto, altezza del salto, vabbè, di default diciamo. E praticamente c'è scritto che questo è la modalità in cui deve essere giocato il gioco. Mentre questa è un po' per facilitarci, c'è cioè il doppio salto, il salto più in alto, e c'è scritto che garantisce più libertà di movimento. Dunque, torniamo al game menu, al main menu. L'ho appena scaricato, è un free to play, penso sia uscito da un paio di giorni. E nulla, proviamo subito un nuovo gioco, una nuova partita. Press spacebar to start. Was to move, ok. Ok, ho ottenuto anche due achievement. Ah, proprio questo era il primo livello. Vabbè, facciamo il next level. Press hold jump higher. Ok, allora, andiamo. Ah, cazzo. Sbagliato. Allora, devo tenerlo premuto. Ok. Ci siamo, ci siamo. C'è gente che l'ha finito in 5 secondi. Non è possibile sta cosa. Via. Che è successo? Stuck somewhere, press R to reset. Che devo fare io? Ah, ok, mi hanno insegnato che per... Ok, sì. Praticamente era il tutorial su come restartare. Find the collective and unlock insanity mode. Insanity levels. Ok. Sono già fuori tempo. Non è possibile che c'è gente che lo finisce in 4 secondi. C'è il collezionabile da prendere. Mamma mia. Parkour! Parkour! Vai che lo finisco in tempo! Speedy beginning. Vabbè, stiamo facendo livelli proprio uno dietro l'altro. Comunque, rising activate moving platform. Jump through, land on the platform. Vabbè, comunque questo è il gioco a quanto pare. Diventa sempre più difficile, se non sbaglio ci sono 36 livelli. Vorrei dire una cagata. Olè, olè, olè. Bueno. Next level. Oh, io ne farei proprio un po' così a caso, giusto per continuare a portare avanti il gioco. Porca puttana. Dove cazzo? No! Ok. Ho preso anche l'achievement first of many. La prima morte di una lunga serie. Mamma mia. Salta, salta, salta. Adesso dovrei trovarmi con questa. Allora, il gioco in sé è car... Ecco, il gioco in sé è carino. Forse, non lo so, diventerà un pelo ripetitivo una volta che l'abbiamo giocato tutto. Posso ipotizzare io. Madonna santissima, cosa sto facendo? E ho visto che c'è del ghiaccio. Merda, la perdo, ok? C'è del ghiaccio anche dal trailer di Steam, che tipo ci farà scivolare più velocemente e renderà le cose più difficili. Quindi adesso vedremo se sarà vero. Che cazzo è quella roba lì? C'è sta roba qua in mezzo che non ho idea per il momento a cosa serva, ok? Sembra tipo quella di A Story About My Uncle, che ci permette di usare rampini verso le robe. Mamma mia. Ecco!
Ecco! Vado troppo veloce, vado! Vabbè, comunque questo penso di terminarlo tra poco. Non muoio di nuovo. Vabbè. È tutta una roba frenetica, ho capito, adesso sta aumentando la difficoltà. Guarda, guarda! Madonna Roman! Guarda, guarda che roba, guarda che roba. Guarda che roba che ho finito pure questo. Ok, ok. Faccio l'ultimo livello, dopo chiudo il video. Perché penso che vogliate giocarvelo da soli. No, dove cazzo... proprio quando sono partito prima ancora di vedere che cacchio c'è da fare. Mi pare che bisogna andare di qui. Non ce la faccio, eh. Collezionabile. No! Dio, che culo. Vai, buono. Buono, buono, buono. Faster than Blue Hedge. Faster than a Blue Hedgehog. Penso che questo sia un riferimento a Sonic. È un porcospino. Ah, ma guarda quanti collezionabili ho missato. Ce n'erano tre. Vabbè. Comunque, questo era Frost Runner. Ripeto, è free to play, quindi non costa nulla. Pesa 1,2 giga. Sì, può essere ripetitivo, però per adesso lo trovo divertente, quindi sicuramente merita più tempo, ecco, a disposizione. E nulla, breve gameplay. E niente, ci si vede al prossimo video. Ciao a tutti.